chiudo la parola. Prima un intervento che volevo fare, per ringraziare Ciro al Consiglio di Pessoa del Giocatore del Giorno, quindi per le mie programmatiche di far diventare dall'ultimo punto il secondo punto e tutti gli altri a scalare, in modo tale che dalle mie programmatiche sia io un po' accanto così possa anche intervenire rispetto alle programmatiche. Grazie. Mettiamo i voti se c'è questa, se si passa all'ordine del giorno. Favorevoli, astenuti, contrari. Allora, facciamo al contrario. Astenuti, 1. Favorevoli, quindi approvata la proposta, quindi abbiamo l'immissione. Allora, volevo rapidamente, è stato distribuito il programma di mandato, volevo rapidamente ricordare alcuni dei punti che sono, diciamo, che ho individuato come punti prioritari delle attività che dobbiamo fare avanti come città metropolitana, partendo ovviamente da quelle che sono le competenze della città metropolitana, da quella che è la visione che in campo per la gestione di queste etiche così importante. Primo punto che volevo sottolineare è la capacità di riacquistare il ruolo di programmazione strategica che la città metropolitana deve avere. Questo per vari motivi. In primo luogo perché è uno dei fondamenti della riforma e del ruolo che è stato disegnato dal legislatore nazionale della città metropolitana e anche perché questo consente sindaci della città metropolitana di poter mettere in campo quelli che sono gli obiettivi di sviluppo di cui abbiamo necessità. È molto importante quindi avere un dialogo costante con i sindaci e quindi per questo motivo noi, insomma, due strumenti legislativi che noi abbiamo, sia il Consiglio metropolitano che la Conferenza metropolitana, è fondamentale quindi rafforzare questi. È chiaro che noi in questa logica programmatoria dobbiamo mettere in campo quella che è poi la nostra visione della città metropolitana. Io credo varie volte che è mia convinzione che la città metropolitana abbia una funzione policentrica, che noi siamo in grado di poter sviluppare tutte quelle che sono le varie aree della nostra area metropolitana, partendo da quelle che sono le aree omogenee, che sono state individuate in passato. Come modello organizzativo, queste sono quelle che sono le prospettive della nostra area metropolitana. E per far questo abbiamo bisogno di coordinamento, abbiamo bisogno di una capacità di sostegno dei comuni, fra i comuni che hanno le capacità progettuali, che consentono loro di poter accedere ai finanziamenti. Noi veniamo da un'esperienza che ritengo positiva, dei limiti di tutte le esperienze che vengono fatte, che sono di quella degli anni urbani integrati, dove noi siamo riusciti a mettere in campo una progettazione della città e comune dell'area metropolitana più di 350 giorni. È stato uno dei programmi più apprezzati a livello centrale, benché siamo stati un po' criticati all'inizio per questa eccessiva condivisione che abbiamo messo in campo, proprio questa è stata una forza. Un altro aspetto molto importante dell'interlocuzione.
sta valutando la possibilità in altri assi del altri bandi del PNRR possono essere orientati alle città metropolitane, però perché queste possano in un certo senso avere una funzione di coordinamento rispetto alle azioni dei singoli comuni, spesso soprattutto i comuni medio piccoli non hanno, se non opportunamente sostenuti, la possibilità di accedere a grandi progettazioni. E questa è una scelta molto, io ritengo, strategica, cioè molto importante lavorare in questa direzione, in modo che ci sia un coordinamento forte, che ci sia un sostegno alla capacità progettuale, alla proposta che possa venire dai comuni, ovviamente una visione unitaria. Ovviamente il lavoro in questo campo, diciamo, della progettazione strategica, noi abbiamo tre assi che per noi sono molto importanti, che sono tre competenze forti della città metropolitana. Il tema della scuola, quindi dell'istruzione, di scuola, formazione superiore, di DTS, formazione al lavoro e rapporti con il sistema universitario. Questo è un tema molto importante su come dobbiamo essere capaci di dare una risposta e un sostegno, perché è una delle reti fondamentali della rigenerazione del nostro territorio. Abbiamo il tema della rete viaria, perché ovviamente questo riguarda tutti quelli che sono gli assi provinciali, quindi essere in grado di poter garantire manutenzione e anche completamento di una serie di aspetti critici, pensiamo a tutto il tema ancora degli svincoli, in alcuni casi non aperti o non mantenuti, che creano problemi di criticità sui territori. E c'è un tema molto importante, che è il tema della tutela del territorio, quindi della capacità di poter garantire uno sviluppo urbanistico che sia uno sviluppo omogeneo, riducendo al massimo il consumo del suolo, perché abbiamo già aumentato un grande consumo del suolo nel nostro territorio, e fare in modo che si possa anche, diciamo, completare tutti quelli che sono gli strumenti urbanistici che oggi sono in campo, che in molti comuni, riguarda poi anche il piano urbanistico, diciamo, dell'area metropolitana, un aggiornamento. Questo è sicuramente uno strumento di grande garanzia. Analogamente, noi dobbiamo lavorare sulla promozione di quelli che sono i servizi che vengono erogati in ambiente metropolitano. Abbiamo il grande tema della risorsa madre, dell'erosione delle coste, della difesa dei costoni. Abbiamo il grande tema anche della valorizzazione del patrimonio immobiliare, perché abbiamo un patrimonio importante. Spesso non utilizzato, non valorizzato, e sono strumenti molto utili per dare una risposta ai bisogni dei cittadini. Poi abbiamo le due grandi transizioni: la transizione digitale e la transizione ecologica, che sono due assi importanti del PNRR. Per quanto riguarda la transizione digitale, c'è uno dei punti cardine nell'agenda digitale, cioè noi dobbiamo essere in grado di digitalizzazione. Digitalizzare tutti i servizi della nostra amministrazione, non solo rivolti ai cittadini, ma anche rivolti alle imprese. Questo è uno strumento di trasparenza e di efficientamento, dobbiamo sfruttare le risorse significative che arrivano in questa fase anche dal PNRR, che significa migrazione sul cloud di tutte le nostre banche dati, accesso da parte dei cittadini rispetto a quelle che sono le risorse e la gestione dei servizi integrati, sicurezza, cyber security, quindi sicurezza informatica. Quindi questo è un tema in cui innovazione e semplificazione si sposano, quindi accessibilità e trasparenza. Questo è un aspetto molto importante. Abbiamo poi un tema molto importante, che è quello del turismo e delle attività culturali. Ovviamente noi abbiamo un'area volumare che ha il vantaggio di avere grande che non sono solamente concentrati nella città di Napoli, nella zona costiera, ma sono anche nelle aree interne, e su questo noi dobbiamo fare un investimento importante insieme ai sindaci delle varie comunità. I dati che ho ricevuto ieri degli arrivi all'aeroporto di Napoli nel solo mese di aprile, e noi abbiamo avuto 1 milione di viaggiatori in un mese, che è superiore al dato che avevamo nel 2019,
segno che c'è stata una ripartenza enorme del turismo, che ovviamente si riversa sulla città di Napoli, sulle isole, che rappresentano un fattore importante, quindi ci va fatto un piano di valorizzazione rispetto alle isole. Sulla penisola sorrentina abbiamo tutto il tema dell'area culturale, archeologica, diciamo, del litorale che parte da Napoli, che arriva fino a Castellammare, e poi abbiamo un tema importantissimo della valorizzazione del litorale domizio, che rappresenta una potenzialità ancora da esprimere, su cui veramente si può fare tantissimo. E poi abbiamo un grande bacino delle aree interne. Aree interne che oggi non sono ancora valorizzate in maniera significativa dal punto di vista turistico, soprattutto per il turismo esterno, cioè il turismo estero, però che hanno grandi potenzialità. Alcune già parzialmente considerate, pensiamo al Faito, pensiamo ad altre realtà, però noi abbiamo tante aree interne molto interessanti che possono essere valorizzate. E per far questo chiaramente abbiamo la necessità di una mobilità, sia una mobilità veramente efficace. E in elaborazione proprio di questo piano urbano di mobilità sostenibile che riguarda l'area metropolitana, avere una pianificazione significativa dei nuovi assi di trasporto è fondamentale. Grande problema che noi abbiamo, cioè abbiamo alcune aree che sono oggi non hanno mobilità sufferta né neanche mobilità leggera. Si ha la proposta che io sostengo fortemente dell'asse, diciamo, della linea grande aria sulla zona di Napoli Nord, che è uno dei temi prioritari che dobbiamo mettere in campo, perché dobbiamo garantire un'accessibilità rispetto a tutti quelli che sono gli altri dell'asse metropolitana della città, da tutte le zone. E ovviamente noi abbiamo un deficit sulla linea Nord molto importante, un deficit sulla zona costiera poliziana, abbiamo altre criticità, ma in questo momento c'è la possibilità di avere risorse per far ripartire una serie di investimenti importanti sulla connessione dell'area. E poi l'altra grande sfida, oltre alla transizione digitale, è la transizione ecologica. Salvaguardare l'ambiente rappresenta per noi una risorsa fondamentale per vari motivi. Ci serve per il turismo, pensiamo alla risorsa madre, alla risorsa ambientale, alla risorsa verde, e ci serve per la salute dei cittadini. Grande tema ancora della terra dei fuochi, il problema del perfezionamento del ciclo dei rifiuti, del miglioramento del ciclo dei rifiuti, dell'ottimizzazione, che significa anche riduzione dei costi, ma anche salvaguardia della salute. Abbiamo tutto un tema ancora inespresso, che anche in oggi è particolarmente importante, anche alla luce di quelle che sono le situazioni della guerra tra Ucraina e Russia, che è il tema. Noi oggi su questo va fatto anche su questo uno sforzo per fare un piano su cui ci sono potenzialità significative per fare in modo che la produzione, diciamo, di energia pulita possa utilizzare per esempio anche i nostri edifici, gli edifici del patrimonio, gli edifici scolastici e così via. Abbiamo tutto il tema della mobilità privata, quindi favorire per esempio la realizzazione di una rete di alimentazione elettrica per le auto elettriche nella provincia. Abbiamo la necessità di poter immaginare delle zone, diciamo, ad esempio la sperimentazione dell'uso dell'idrogeno, come è stato fatto in altre aree metropolitane d'Italia. È chiaro che ci sono tante potenzialità e tante possibilità di creare progetti che attrarre risorse su cui ovviamente ci sarà un beneficio per l'area metropolitana, ma anche ovviamente per tutti i comuni che non fanno parte, che saranno attorno a ovviamente per far questo abbiamo bisogno di programmazione, questo è un aspetto fondamentale perché essendo la metropolitana meno di intervento ha un ruolo di programmazione molto importante. Abbiamo bisogno di coesione, di collegamento con i comuni, un altro aspetto molto importante, quindi cercherò di continuare a mettere in campo insieme a voi quel metodo che abbiamo fatto, che abbiamo messo in campo sui piani urbani integrati, cioè raccogliere progettualità che si viene dal basso, però non sommandola, ma coordinandola, cioè facendo in modo che venire delle proposte che siano coordinate tra gruppi di comuni, e quindi perché questo ha un senso di creare una strategia. Ovviamente abbiamo anche la necessità di una efficienza della macchina amministrativa della,
dell'area della, diciamo, della città metropolitana, che anche essa ha bisogno di un investimento nell'organizzazione, delle risorse umane, per essere più, diciamo, rispondente a quelle che sono le necessità, i tempi, a quelle che sono le richieste che vengono dai cittadini e dall'amministrazione locale. Questo ovviamente è un grande sforzo, uno sforzo, diciamo, collettivo che noi dobbiamo mettere in campo. Io credo molto in un lavoro di collegialità, spero che, insomma, che noi riusciamo a mettere in campo un lavoro di collegialità che riguardi tutto il Consiglio e quindi risponda alle esigenze di tutto il Consiglio partendo da un presupposto. Noi dobbiamo rispondere ai cittadini della metropolitana. I cittadini della metropolitana sono più uguali, a seconda, anche se fanno parte di comuni che sono rappresentati in Consiglio o meno, fanno parte di una maggioranza o di una minoranza, cittadini e basta, quindi dobbiamo rispondere ai cittadini, per fare questo dobbiamo metterci insieme e lavorare per dare una risposta completa. Io ho molta fiducia che ci sia, che siamo in grado di poter fare un buon lavoro, anche perché, diciamo, l'orientamento europeo e l'orientamento dell'ordinamento nazionale, almeno fino ad oggi, è quello di dare un'attenzione particolare alle grandi aree metropolitane. A partire dalle tre più grandi che sono Milano e Napoli. Noi abbiamo anche questa responsabilità, che siamo presto avendo grandi a portare l'Europa anche nella prossima programmazione, si guarda in Europea, mettendo da Bruxelles, ci saranno dei programmi specifici rivolti direttamente alle aree metropolitane. Proprio stamattina, insomma, abbiamo avuto un incontro sul nuovo metro, che sono progetti che sono rivolti esplicitamente alle città metropolitane. Quindi c'è, insomma, ci sono risorse significative che dovrebbero essere ben utilizzate e abbiamo bisogno anche di un marco progetti di qualità. Quindi anche questo tema, questo ruolo dell'assemblea, cioè noi dobbiamo mettere in condizione i comuni di avere un marco progetti. E quindi per far questo so bene, lo vivo la comunità, quanto è difficile riuscire oggi a avere un marco progetti. Quindi anche la possibilità di un fondo normativo, ci dobbiamo collaborare su questo schema, perché se riusciamo, grazie a una buona programmazione, per un buon marco progetti, questo ci aiuta poi anche ad accettare le risorse. Esiste un altro tema che mi faccio molto piacere sottoporre qua, perché poi è chiaro che avremo poi un dibattito su questi argomenti, un argomento sul tavolo, questo è un argomento su cui va fatta una riflessione comune. Quando ci sono risorse, e noi un po' di risorse ce l'abbiamo, per fortuna, che sono state anche attribuite ai comuni in base al progetto, queste risorse vanno spese. L'ultimo studio, diciamo, dei dati dello Swiss, che mi sono stati presentati un paio o tre settimane fa, ci dicono che molti dei progetti che sono stati finanziati anche dalla città metropolitana o sono, cioè, non sono neanche allo Stato, non sono neanche allo Stato alle persone che abbiamo messo in campo di finanziamento di fatto.
Io mi fermo qui, chiaro che insomma io sono un documento che è stato distribuito per un momento un po' più esteso, ma che cerca di dipingere questo scenario che diciamo, io ho descritto rapidamente in questo momento. Una considerazione che però voglio fare, così ho già detto, tanti amici che sono qua presenti, io insomma, sono sindaco di Napoli, sindaco della città di Napoli. E quindi mi fa piacere che anche voi, tutti, lo so, che ne abbiamo parlato, che siete seduti in quest'aula, siete continuate a essere sindaci, rappresentanti dei vostri comuni, ma quando siamo in quest'aula dobbiamo avere la capacità un po' di astrarci da quelle che sono ovviamente le nostre legittime voli di rappresentanza, per cui siamo dei cittadini, anche per guardare un po' più in maniera larga. Che se noi riusciamo a fare questo, io sono molto convinto, sono molto fiducioso che noi riusciremo veramente a rimettere in moto una città metropolitana veramente come strumento di ricchezza per i cittadini e per le amministrazioni che ne fanno parte, cioè deve essere un fattore moltiplicativo che consente quindi di andare a intercettare finanziamenti, come già detto, che consente di andare a essere interlocutore rispetto a quelle che poi sono in realtà anche nazionale, perché questo, come sta avvenendo, questo effetto si moltiplica sempre di più e si attiva progressivamente, quindi ha una mole di investimento che già adesso è importante, che sia ancora più significativo, proprio per realizzare quei progetti che tutti noi dobbiamo mettere in campo, che i cittadini si aspettano da noi. Grazie. Grazie Sindaco Calenti, Cucitini. Stamattina voglio ringraziare il Sindaco Manfredi, compartendo le sue ultime parole come Sindaco metropolitano, perché venendo qui il Sindaco che rappresenta la città metropolitana, quindi il Sindaco di tutta la metropolitana, quindi il Sindaco di tutti, come i nostri piccoli comuni quando ci sono le competizioni elettorali. Il sindaco che mi trova, il sindaco di tutti i cittadini. Caro sindaco, io la ringrazio del mandato e della fiducia che mi ha portato a me. Ringrazio il consiglio, anche tutti i consiglieri metropolitani che mi sono stati vicino durante queste ore, sapendo dell'individuazione della sua scelta. Ecco, il mio obiettivo sarà quello di lavorare insieme a lei, insieme a tutto il consiglio, perché lavorare per raggiungere gli obiettivi che vi resta diciamo. Gli obiettivi sono il benessere e la tutela dei nostri cittadini e come lo possiamo fare lavorando. Nel ieri mandato che lei ha rappresentato in sintesi che noi abbiamo letto, si parla di tanti obiettivi e questi obiettivi sono obiettivi che lavorando anche questo anni lavoreremo, specialmente in questa fase storica in cui l'Italia si trova adesso, da post-pandemia, anche dalla guerra che attualmente sta in Ucraina con la Russia, questo è il momento storico in cui noi oggi possiamo disegnare il nostro territorio con tutti questi fondi che stiamo avendo. Questo momento storico, caro Sindaco, già è accaduto qualche giorno fa. Io so benissimo quello che lei ha fatto con il Ministero rispetto agli enti grandi, perché noi siamo stati la città metropolitana più criticata d'Italia durante questo periodo. Siamo stati criticati perché non era condivisibile la scelta che lei ha sostenuto e che noi abbiamo condiviso, cioè partire dal basso. Quindi partire dai territori significa dare la possibilità alle amministrazioni locali di capire quali sono le reali problematiche del territorio, di metterci tutti quanti insieme affinché tutti quanti insieme i propri comuni potessero presentare un progetto di iniziativa e la città della riceviva lo faceva suo e possiamo avere il nostro finanziamento. L'unica soluzione è un finanziamento di 350
50 milioni per gli interessi della città, di tutti i territori della città metropolitana. E una cosa che devo dire e che mi ha sorpreso, mi ha meravigliato e mi ha compiaciuto è stata quella del mio conto con lei e con tutti i sindaci. Caro sindaco, faccio il sindaco da 10 anni, tra pochi giorni con 13 anni, era maggio 2012. E da 10 anni non mi è mai capitato che un sindaco, un presidente della provincia o altri facesse un'interlocuzione diretta con gli amministratori locali al fine di capire questo è quello che voi potete fare nel vostro territorio. Abbiamo sempre lavorato e cercato di intercettare durante questi anni i finanziamenti, chi lo teneva un po' nascosto, chi riusciva a dare sempre all'ultimo momento. Ecco, c'è stata questa fase di collaborazione che onestamente sono compiaciuto, ma veramente sono perché solo questa è la fase di inizio di questo lavoro. Abbiamo parlato di tutela del territorio, abbiamo parlato della transizione ecologica, dei trasporti, caro sindaco, abbiamo parlato anche dell'area nord, dove effettivamente ha delle criticità enormi rispetto alla questione di tutela con i collegamenti. Tutto questo ha bisogno di che cosa? Anche per arrivare a tutti questi obiettivi, anche di personale in questo momento. Questo personale che deve essere valorizzato partendo da chi attualmente ci sta in questa assise, in questa ente, e poi con un programma di costruzione, perché in un momento storico particolare se non ci sta chi lavora a fianco a noi e a tutti i comuni, materialmente cerchiamo di perdere questi tipi di risorse. Lei ha parlato del sindaco perché significa che cosa fare il sindaco. Lei ha parlato del fondo rotativo per il parco dei progetti. Questa è un'altra cosa importante che noi possiamo portare territorio. Fare consigliere metropolitano significa lavorare con tutti i territori, significa intercettare insieme tutti i conti di sindaci che fanno parte dei responsabili di enti locali a capire mentre le condizioni di attività di questi finanziamenti. Anche questo, caro sindaco, la sua proposta significa che cosa capire, perché lei riesce a intercettare il bisogno di un intero territorio. Quindi la mia fiducia e la fiducia che lei ha su di me, che ripeto anche all'interno del Consiglio, perché anche il Consiglio avrà il suo voto chiave, a prescindere dalle carte, ci sarà un voto di confronto costante con tutti quanti affinché tutto il Consiglio sia partecipe a tutte le scelte programmate che questa amministrazione dovrà essere. Grazie a voi, Sindaco. Giuseppe Dito, consigliere metropolitano del gruppo progressista riformista. In primis, come gruppo progressista riformisti, volevamo ringraziare il sindaco non solo per la nomina consigliere Cedito come vice sindaco, ma anche per le deleghe attribuite. E sicuramente lavoreremo e collaboreremo con lei negli obiettivi del programma di mandato che ha presentato. Mi permetto di fare alcune valutazioni. A volte quando si legge un programma di mandato per i consiglieri, qualcuno può dire anche, può sembrare il libro dei sogni, ma lei ha una capacità di racchiudere nella sua programmazione un filo logico, un mosaico, ma soprattutto che tenga unite i 92 comuni della città metropolitana. Lei ha parlato di tutto, delle scuole, delle strade. Mi ha colpito il suo programma elettorale, la valorizzazione dei siti di proprietà della città metropolitana, siti di valore storico, culturale, di grande rilevanza. Parlare dei temi del turismo, della cultura, è un'apertura
lamentate, perché potrebbero orientare le attività proprietarie della città metropolitana. Però lei ha dato una costruzione di un percorso, scuole, strade, obiettivi, difesa delle coste, turismo. Vedete, si racchiude quando noi ci interviamo sulle strade, sulle coste, sul mare, racchiude una parola, in campo. Lei ha citato un dato. In questo mese sono arrivate all'aeroporto di Napoli 1 milione di presenze. Tutti quanti noi auspichiamo la ripresa post pandemia. Lei sa che io vengo dalla penisola fiorentina, quindi noi viviamo di turismo. Ma l'azione importante che lei ha messo in campo è riunire in un ragionamento di coinvolgere la città di Napoli con gli altri per garantire una visione turistica territoriale. Perché io non posso pensare solo alla penisola fiorentina, ma bisogna pensare a Pompei, a Ercolano, bisogna pensare a Napoli, bisogna pensare alle isole e rappresentare. Perché tutto questo è il compito che noi consiglieri metropolitani abbiamo. Io non faccio il sindaco del comune di Sistema, ma faccio un consigliere metropolitano e cerco di dare un contributo ai 92 comuni che rappresentano. E quindi io sono ben felice e onorato di poter collaborare con lei, perché la sua prima vera grande azione è stato il piano di Rino. Lei lo cita nell'ultima pagina della sua relazione, no? L'obiettivo di 351 milioni. Come diceva Cirillo, siamo stati fortemente criticati, ma lei ha dato una visione sovraccomunale, diciamo, della città metropolitana, coinvolgendo il comune. Ricordo a me stesso e ai campi che domani c'è un collegamento per il nuovo bando di deforestazione, cioè c'è un'apertura per i comuni e siamo sicuri che anche questo bando, questa opportunità che la rete ai comuni possa portare risorse fondamentali. Allora sindaco, io con il gruppo e i miei colleghi condividiamo le linee programmate. La ringrazio personalmente per la fiducia accordata per quanto riguarda le terre, coste e costumi, risorsa mare e molte famiglie. Ho letto e sono ben contento di poter collaborare con lei, perché nel suo mandato si parla molto di questo, la salvaguardia delle coste e la risorsa mare, obiettivi che poi si raggiungono sul bilancio del turismo. Grazie sindaco. Buongiorno a tutti, io a nome del gruppo Napoli Metropolitana ringrazio il sindaco per le deleghe che ci ha dato tutto il gruppo, deleghe importanti. Cercheremo di dare il massimo, iniziando da me, che ho avuto la delega alla viabilità, con questo soprattutto il consiglio che sono a disposizione, e mi fa piacere che questo breve periodo sono riuscito ad avere un buon rapporto con la parte della minoranza, anzi sono persone veramente di livello, abbiamo il sindaco che ho tirato da nuovo che in effetti viene qua, non ha bisogno dei soldi della città metropolitana, che è bravissimo, anzi viene qua a spiegare come si fa il sindaco, è nulla, da lui sindaco siamo disponibili ad accettare. A parte le battute, veramente si sta creando un bel rapporto . Io non dico niente sul programma perché probabilmente era perfetto, ma diciamo quello che volevo mettere in evidenza è la partecipazione con i comuni. Veramente mi fa piacere, perché essendo sindaco mi fa piacere sentire questa comunione, questo rapportarsi con i comuni, perché poi alla fine siamo noi i sindaci direttamente
consigli, mi complimento con lei per le scelte fino adesso fatte, conosco bene Davide, veramente Davide Leonardi, un grande lavoratore, il segretario, il capo gabinetti di Anisi. Mi spero che si continui ad andare in questa direzione, perché sindaco lei non ha bisogno dei partiti, le può andare anche oltre, quindi non può andare tranquillamente spedito, e quindi che spesso in politica sappiamo che ci sono ricatti da parte dei partiti, queste sono parole forse un po' forti, dubbi, ma è questa, secondo me, se si persegue questa logica si può fare bene. Io sto qua come sindaco, adesso finisco il primo mandato e devo iniziare il secondo. Quando ho iniziato nella mia segreteria ho preso un ragazzo giovane che era da poco diventato avvocato. Non l'ho scelto per motivi elettorali, ma veramente per me. Oggi ho vinto il concorso di segretario comunale nazionale, quindi a breve lo saluterò. Mi sono trovato benissimo, cioè alla fine le persone valide nei posti giusti vengono messe, non c'è bisogno di dividere, di fare altre cose, questo è inutile che lo dico, quindi mi auguro che arriverà un direttore generale di livello per quello che è la città della qualità, che è una delle prime d'Italia, come ha detto lei, perché così veramente possiamo smontare definitivamente. Quindi grazie per averci dato le deleghe. E da oggi in poi non possiamo lavorare sapendo quello che dobbiamo fare, ognuno di noi viene qua e ha un impegno diretto. Grazie ancora e saluto a tutti. Grazie Cioffo. Sì, buongiorno a tutti, buonasera anzi a tutti gli interventi. Sindaco, abbiamo ascoltato le mie programmatiche di mandato, ma sto dovuto, ma mi sentivi anche molto sentito forse dal professore, perché nelle 38 pagine che accompagnano questo documento si vede praticamente lo spirito con il quale si va a fondare la crescita della città metropolitana. Io la ringrazio per vedere che sono arrivate ai gruppi consigliari in generale, sono vere che di responsabilità, sentiamo spesso dire anche sui media e anche all'interno dei gruppi c'è qualche tema più importante, qualche tema più importante. Io vorrei sfatare oggi praticamente questa indicazione. È chiaro che in termini di bilancio sicuramente ci sono delle tele che calcolano di più l'indirizzo rispetto alle entrate correnti, ma è vero anche il fatto che le deleghe sono la possibilità di poter lavorare sul territorio, e questo è un qualcosa che dobbiamo in maniera piena e rispettando appunto i problemi che mandato a fare tutti dedicati e mettere a disposizione queste deleghe di tutto il Consiglio metropolitano. È chiaro che le specifica bene i tre ambiti strategici che sono che accompagnano queste mie programmatiche. Quindi ci conosciamo nel discorso appunto della rigenerazione dell'ambito della città metropolitana, il discorso delle smart city, come anche quello che riguarda la transizione ecologica. Noto una differenza rispetto a quelle che erano le mie programmatiche passate, ma non per fare un paragone, perché lei attraverso queste mie programmatiche dà un indirizzo ben preciso, un indirizzo sicuramente innovativo, sicuramente non un libro dei sogni, perché c'è molta pragmaticità all'interno. Sindaco, per realizzare queste mie programmatiche di mandato c'è necessità di due elementi fondamentali. I fondi, e questo probabilmente possiamo dire che la città metropolitana da questo punto di vista sia come entrate correnti ma anche come entrate di fondi sopra strutturali siamo messi abbastanza bene. Una cosa rispetto alla quale siamo carenti, visto che già qualche collega consigliere prima ha sottolineato, è l'aspetto legato al personale per poter realizzare appunto questo programma. È chiaro, sappiamo benissimo che in merito al personale non sono processi immediati. La macchina burocratica, il Ministero di Pubblica Amministrazione ci mette di fronte, da un lato una responsabilità di programmazione, ma la prima cosa che chiedo è proprio questo, sindaco, di spingere in questa direzione, perché già il personale della città metropolitana ha
ha una sua fama importante, dirigenti, funzionari, sappiamo che troviamo una qualità elevata. E da qui proprio che deve partire, poi come ricaduta anche sui comuni, quell'aiuto, perché i comuni oggi tendono le mani. Sappiamo benissimo che c'è la necessità di far ricadere questi fondi sui comuni e molto spesso c'è la necessità di avere delle figure qualificate per fare in modo che questi fondi poi arrivino sui territori. Io sono presidente del Consiglio Comunale, ci sono molti sindaci e consiglieri, ma sappiamo che è un sentire comune questo qui. C'è la necessità viva di avere questo tipo di supporto. Sindaco, ci attesteremo poi a quello che sarà, penso nei prossimi mesi, la declinazione poi di carattere economico-finanziario, no? Quindi una volta che abbiamo capito dove andiamo in termini economici, cioè in termini politici, e stabilita poi il dimensionamento che dobbiamo fare per la realizzazione, c'è l'aspetto legato a come declinare questo nel documento unico di programmazione. Io direi che da subito dobbiamo iniziare a ragionare in questa direzione, insieme con tutti i gruppi e di minoranza e di maggioranza, proprio per fare in modo che quelle risorse vengano indirizzate da subito, cercando di ribaltare quel concetto che sappiamo un po' sui territori, no? Di solito noi li portiamo all'interno della nostra regione, ma un po' nel territorio diciamo che c'è un po' in sostanza, che alla fine si cerca di fare tutto quanto verso la fine del mandato, no? Perché c'è un ritorno di carattere elettorale. E noi diciamo che nella città metropolitana siamo liberi un po' da questa dinamica, si colpiti dalle riforme che ci sono state, però allo stesso tempo possiamo dire che siamo un po' liberi da questa dinamica. Allora io vorrei favorire all'interno anche la dinamica della reazione del gruppo che andremo a formare, un investimento immediato, diretto, subito nei primi anni di vita di questa consigliatura. Perché se riusciamo a programmare bene oggi questo dimensionamento, allora faremo in modo che anche quei 135 milioni di avanzo che ci sono dal bilancio precedente e quello che sarà poi praticamente il risultato che otterremo con il lavoro che andremo a svolgere troverà sicuramente una ricaduta positiva. Quindi io la ringrazio ancora di questo indirizzo che ci ha dato per le mie problematiche di mandato. Il nostro gruppo va nella direzione appunto di accogliere questo che lei ci ha proposto. Faccio un bocca al lupo a tutti i delegati, al vice sindaco Civito Complimenti, sono fascinato in lavoro così perché la sua delega anche di contatto con il consiglio metterà in condizione di fare in modo che ci sia un lavoro profilo a tutti i gruppi consigliati e di minoranza. Quindi auguri, bocca al lupo e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie adesso c'è lì. Io voglio fare solo un piccolo commento. Noi stiamo parlando molto delle risorse che abbiamo e che avremo, siamo tutti contenti. Però parliamo anche delle risorse che abbiamo avuto e non abbiamo speso, nel senso che adesso gli uffici faranno una ricognizione di tutti i progetti che sono, diciamo, in corso, fermi, divisi per le varie deleghe dei consiglieri. In maniera tale che un obiettivo che noi dobbiamo avere è quello di mettere in moto tutto quello che c'è, non sappiamo che fine ha fatto, che si è perso in qualche palude del dragone, un po' in provincia, un po' nei comuni, un po' dalla sovrintendenza, un po' da qualche parte, perché dentro a queste palude ci stanno parecchi centinaia di milioni, quindi dobbiamo andare un po' a recuperare, perché questo è molto importante, perché significa rimettere in moto tutta una serie di risorse, le strade, ci sono risorse molto importanti anche sul tema delle coste che sono state già, cioè adesso tutto quello che è già stato messo dobbiamo farlo camminare, perché questo è molto importante, perché è la prima cosa che poi i cittadini, le comunità vedono. Poi noi distribuiremo anche una disposizione che venga fatto così, che venga fatta anche una distribuzione, diciamo, un'analisi sui territori, in maniera tale da vedere in ogni territorio tutti quelli che sono per i progetti, si parla con Migliano, cioè vediamo con Migliano a casa vuota tutti quelli che sono i progetti che stanno in campo, così ne andiamo a sbloccare, che solo fare questo è un risultato straordinario, perché significa che noi mettiamo in moto tutta una serie di questi temi che poi
c'è una ricaduta per i cittadini e una ricaduta politica per le comunità, che la gente vede finalmente quello che adesso sta solo sulla carta. Prego. Grazie Sindaco. Si sente? Infatti l'intervento in coda del Sindaco ha anticipato una parte di quello che io volevo dire. Parlare di linee programmatiche a 6 mesi, più o meno, in corso d'opera, con degli atti che successivamente sono stati praticamente già, su cui si deve scrivere, deve praticamente discutere il Consiglio Comunale, effettivamente, come diceva il collega Cioffi, è proprio un atto dovuto. Quello che purtroppo all'inizio delle linee programmatiche la teoria si passa subito alla pratica, lo vediamo già nella popolazione di oggi, lo vediamo già nelle parole del sindaco, attenzione, però ci stanno i residui, ci stanno i comuni, ci stanno praticamente fondi senza progetti, ci sta tutto questo, quindi io l'entusiasmo che chiaramente non mi fa venire meno di dare il buon saluto a tutti coloro che hanno avuto valere da parte del sindaco, quindi è proprio il buon saluto, non sarei tanto entusiasmato però di quello che praticamente è il lavoro che, ripeto, all'origine non sembra assolutamente facile. Centralità del Consiglio metropolitano che però sulle linee programmatiche che già domani non saranno più linee, ma saranno già da domani, da ieri già sono esecuzioni di linee. E poi abbiamo 17 deleghe e poi abbiamo detto che c'è la parte delle linee programmatiche, fuori dalle linee programmatiche, dove si dice le commissioni consigliane, perché questo si sposa giustamente con il lavoro che il sindaco vuole dare ai comuni. Ma io direi di fornire a questo Consiglio metropolitano a questo punto, passando oltre le linee programmatiche, un modello organizzativo, perché il modello organizzativo non c'è chiaro, cioè non ci sono ancora le commissioni consigliali, domani mattina il sottoscritto deve andare da un consigliere delegato, sicuramente ci andrà, dovrà discutere in che modo, con quale caratteristiche, con quale centralità, con quale risorse, prescindere da chi fa il sindaco o chi fa il presidente del consiglio o da chi fa il consiglio comunale, perché credo che il consiglio comunale siano amministratori e quindi se siamo amministratori dobbiamo decidere le responsabilità e se praticamente si dice non c'è maggioranza, non c'è minoranza, però si vede che c'è una maggioranza e una minoranza, perché è un atto dovuto anche questo, stabilire chi fa cosa e perché cosa lo fa. Quindi il mio intervento è di passare oltre le linee programmatiche, perché diciamo molta teoria quando stiamo già lavorando, già non stiamo studiando praticamente per arrivare agli obiettivi. Si parla di loop, si parla di anticipo del loop, si parla di revisione delle partecipazioni che praticamente nelle linee programmatiche non potevano esserci. Ma sicuramente sulle partecipazioni bisogna aprire un dialogo in questo Consiglio metropolitano. Perché da 10 anni, faccio un esempio e chiudo, per dare l'idea di quello che, l'esempio di quello che io voglio dire, si parla di coesioni tra i comuni e ci sta l'agenzia Nolana, che è composta da 18 comuni, che si vuole dismettere. Si vuole uscire con questa partecipazione della città metropolitana, lo leggo nelle varie divisioni delle partecipazioni. Credo che il 2020, la pandemia, le risorse del PNRR, il metodo organizzativo di arrivare alle conclusioni rispetto alle linee programmatiche possa essere anche rivedere un attimo quelli che possono essere gli strumenti. Quindi credo che sia opportuno, al di là degli encomi e del bocca al lupo che io faccio a tutti i delegati, arrivare con un modello organizzativo, perché altrimenti siamo smarriti in cose che praticamente poi non hanno un risultato. No, io lo faccio un po' proprio dalla considerazione del consigliere Nocerino, che io condivido, cioè dell'idea che noi dobbiamo avere un modello di funzionamento.
Io però parto da, insomma, da questa considerazione, ho dato l'indirizzo politico che voglio ricostituire le commissioni, voglio che le commissioni ci siano. Mi aspetto che questo modello organizzativo venga proposto dal Consiglio, perché diciamo, nel rapporto istituzionale così è corretto che sia. Quindi io invito che anche i capigruppo, insomma, e ovviamente anche il supporto del vice sindaco, di immaginare un modello organizzativo. Ce l'ho detto, io voglio, insomma, il mio auspicio che le commissioni si costituiscano, che ci siano come istruttori, perché questo ci semplifica anche il lavoro nell'ambito del Consiglio del Consiglio metropolitano, e ci sia quindi un'attività che è un percorso come normalmente deve avvenire. Quindi mi aspetto che in tempi molto rapidi questa proposta di poi chiaramente insieme in confronto, però mi fa piacere insomma, che questa commissione, che questa proposta venga in maniera tale che sia la più condivisa possibile, che però si possa procedere. Ovviamente alcune delle cose che sono in queste linee programmatiche derivano anche ad esempio il caso dell'agenzia derivano da quello che è il piano che è già stato fatto, anche quello è un piano chiaramente che può essere rivisto in base a un'idea che dobbiamo un po' condividere insieme. Va fatto un percorso, le cose vanno costruite rispetto a una visione, rispetto a un progetto e a una condivisione che deve essere messa in campo. Il consigliere Scivolo, Vincenzo. Grazie sindaco, voglio approfittare immediatamente della parola per confrontarmi con il mio amico consigliere civile Cremone, perché da lei individuato come vice sindaco, so che farà un buon lavoro, so che sarà garante della collegialità di cui lei poc'anzi accennava. Sono i miei auguri, i miei complimenti, sicuro di un lavoro vanno anche a tutti i consiglieri di maggioranza individuati con deleghe importanti e molto. Ho visto che ha dato deleghe fondamentalmente fattive, frutto di un. Cioè, perfettamente coerenti con le sue linee di mandato. Voglio fare una premessa, io dico sempre quello che penso. La politica che ho fatto in questi anni, e non sono pochi, sono sicuramente più di 20, non mi ha fatto mai avere, sono sempre sfuggito dai padri, dai padroni. L'ho fatta portando avanti le mie idee e non i miei interessi. La mia è la storia politica che racconto, per cui quello che dico lo dico in perfetta e totale libertà. Io trovo molto rassicurante e incoraggiante questa partenza, perché come ho detto anche nelle prime sedute, questa oggi è ufficialmente la partenza, perché era la idea che erano degli incarichi. E non perché io in questo momento non ne abbia avute, mi fa cambiare idea su quello che penso, c'è un lavoro coerente anche dietro questo, e quindi se avessi pensato a far parte di una maggioranza, di una minoranza, di un'opposizione, avrei fatto altre scelte. Ho scelto come dire, di partecipare a questa competizione sapendo che c'era un sindaco già individuato e sapendo che avevo la mia. Dicevo, ho trovato coerente e rassicurante le parole chiave che lei utilizza sempre nei suoi interventi. Ha parlato di lavoro, di collegialità, nel totale interesse dei cittadini, e noi tutti siamo qua per questi. Ha portato avanti una programmazione completa, almeno nelle parole, in queste linee di mandato, volta ad utilizzare
valorizzare il patrimonio, una cosa che insomma è anche questa un'inversione di tendenza, perché valorizzare e utilizzare il patrimonio e non venderlo, ma addirittura svenderlo, barattarlo, come stava accadendo per determinate questioni anche nella precedente legislatura, questa cosa personalmente non mi andava. Quindi parlare di valorizzazione e di utilizzazione del patrimonio, anzi il consigliere delegato al patrimonio avrà un bel lavoro da fare. Addirittura sono contento che abbia affidato come delega il Monte Faito e abbia parlato del Monte Faito come valorizzazione e non di vendita o di utilizzazione in altro modo, come anche in precedenza veniva paventato. Nella parte legata allo sviluppo economico, non sentita, ma credo perché fa parte integrante dello sviluppo economico, l'agricoltura è un motore trainante dell'economia della nostra regione e anche della nostra area, dell'area vesuviana e in tante altre aree c'è cioè un'agricoltura di prestigio che è un'agricoltura eroica, come penso alla costiera sorrentina e alle isole. Ha parlato di piccole e medie imprese, di artigianato, di attività produttiva, di agenda digitale, un programma completo che raggiunge, diciamo così, l'apice con la promozione e perché no, dico io, anche l'internazionalizzazione del marchio città metropolitana. Sindaco, io veramente non voglio aggiungere altro a questo intervento, che per il momento è di condivisione. Siamo in attesa, così con la sincerità che accompagna questo mio intervento, che queste cose, questo mandato poi effettivamente vengano attuate e applicate, ne siamo sicuri, ne siamo convinti. Quindi auguro a lei, a questa ufficiale potenza e a tutti i consiglieri delegati al vice sindaco, buon lavoro. Grazie Marrazzo. Grazie sindaco, voglio fare innanzitutto gli auguri al sindaco e ai consiglieri delegati, auguri e buon lavoro in tutto. Sindaco, se mi permette di dare un piccolo consiglio, perché nell'assegnazione delle deleghe ho visto che è stato uno snibramento della delega a scuola, ma operativamente la delega a scuola dite avere l'edilizia scolastica e la programmazione insieme, perché delle cose che hanno insieme, perché è vero che c'è la programmazione scolastica, perché è fatto soltanto una volta all'anno, ma nel mese di settembre c'è la delibera del sindaco di Comunicano con la programmazione del programma sì, ma deve andare a passo con l'edilizia scolastica. Quindi è un consiglio che mi permetto di darle, quindi ancora prima dell'assegnazione materiale delle deleghe provvedere a questo. Per quanto riguarda poi, ovviamente, lei in piena autonomia ha deciso che c'è una maggioranza e una minoranza. Lei nell'ultima parte del suo discorso, questa è la mia considerazione politica, le ha dato un consiglio a ogni membro di questa quella di spogliarsi delle vesti del consigliere o sindaco del comune di appartenenza, perché qui siamo in un'assise metropolitana, quindi dove vengono coinvolti tutti i cittadini del comune, quindi un territorio molto ampio di 3 milioni di abitanti. Però mi spiace dirlo, lei ha detto non è qui il sindaco della città di Milano, non il sindaco di Milano, però ribadisco sempre la sua autonomia, lei ha deciso che la maggioranza che c'è è la stessa maggioranza del comune di Napoli, quindi vuol dire che forse lei non si è spogliato totalmente del resto di sindaco di comunità, a prescindere da questo momento, da questo per quanto riguarda me, che penso che parlare con il nome degli altri di ignoranza,
Noi collaboreremo per il bene dei territori di 3 milioni di abitanti. E ricordiamo questa legge del Rio, e lo ribadisco oggi, è una struttura, perché il sindaco di Napoli, il sindaco che rappresenta 1 milione di abitanti, per legge il sindaco dell'area metropolitana che rappresenta 3 milioni. Quindi ovvio c'è un attaccamento, tra virgolette, alla politica cittadina, e questa è la dimostrazione nel momento in cui lei ha deciso che c'è una maggioranza e una minoranza, perché l'elezione in città metropolitana è un'elezione con un metodo funzionale a differenza dell'elezione che ha previsto la legge del Rio delle province, dove viene eletto anche il presidente della provincia. Quindi ciò che sta avvenendo in questo momento per quanto riguarda una struttura è una conseguenza della legge del Rio. Però non tutti ci siamo scoperti delle veste di amministratore locale del comune di appartenenza. Grazie. Ci sono altri interventi? No? Guanci. Grazie sindaco. Innanzitutto ci tenevo a salutare i 17 delegati da lei nominati questa mattina e soprattutto salutare il nuovo vice sindaco, il nuovo vice sindaco della città di Roma. Bene, un po' di tempo abbiamo messo per vederci qui in questo consiglio, mi aspettavo forse tempi un po' più stretti, però sicuramente capisco la politica, capisco le esigenze dei gruppi, capisco che c'era qualcosa che forse andava messo a posto. Sindaco, io ho avuto modo di ascoltare le linee programmatiche sue. Credo che lei ha approcciato per intero tutti gli argomenti che possono riguardare la città metropolitana. E mi ha colpito molto un passaggio dove lei ha detto ci dobbiamo riacquistare il ruolo strategico della città metropolitana stessa. Quindi questo sono parole importanti, parole che però ti fanno anche riflettere, perché credo che riacquistare il ruolo strategico lei sarà un impulso forte a questo consesso, a questa città, a questo consiglio, perché evidentemente credo prima questo non c'è stato. Quindi queste parole vanno nella direzione di guardare con interesse a quanto lei questa mattina quest'oggi ci ha detto, perché credo che ha toccato tutti gli argomenti che si potevano toccare, sicuramente importante nella città metropolitana, dal patrimonio alla cultura, ma soprattutto mi soffermerei sul turismo, perché io credo che la città metropolitana e quindi l'ex provincia di Napoli viva di questo elemento importante che è il turismo. Turismo, come lei ha affermato poco fa, negli ultimi giorni ha dato dei numeri importanti, numeri. E lo vediamo noi che viviamo la città quotidianamente, la presenza dei turisti, e quindi io credo che questo punto, caro sindaco, vada valorizzato e vada tenuto in considerazione, perché credo che il turismo sia una fonte importante sia per noi cittadini napoletani, soprattutto per la provincia, per tanti sindaci che sono presenti qui. Per quanto riguarda le deleghe che le ha assegnato, io non entro in merito, perché credo che ogni rappresentante, ogni consigliere cui è stata assegnata la delega possa svolgere nel miglior modo possibile il mandato da lei affidato. Sicuramente noi siamo qui e abbiamo pensato, almeno io penso anche dopo il capogruppo Bendicia potrà intervenire, interverrà sicuramente, ha apprezzato il suo ragionamento finale, quando lei ha dato un'apertura nei confronti dell'interno.
l'intero Consiglio di Comune. Quindi questo è un momento di apprezzamento alla Atenea per questa parte di tutte le minoranze questa mattina, perché ascoltare lei, come aveva assegnato le idee ai consiglieri di maggioranza, e non escludere dal ragionamento politico che riguarda anche la minoranza, io credo che non può essere un momento di considerazione e di apprezzamento da parte di tutti. Quindi questa cosa ci lascia intendere, lascia capire, come comunque era venuta fuori anche in questi giorni, che c'era la volontà un attimino di guardare ad ampio raggio, non chiudersi e arroccarsi su delle posizioni che penso non ne valgono ancora prima, perché credo che l'interesse, come diceva lei, della città metropolitana è presente in ognuno di noi, quindi non c'è motivo di andarsi a chiudere. Naturalmente c'è una maggioranza, ma sicuramente ci sarà una minoranza che deciderà e cercherà di portare proposte anche di un certo rilievo alla presidenza, al suo lato. Quindi sindaco, io lascio veramente con poche battute questo mio intervento, sperando veramente che si possa lavorare tutti nell'interesse comune, cercando veramente poi di essere propositivi e dare un segnale diverso alla città metropolitana e alla provincia. Consigliere Pellucci, grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno sindaco, buongiorno colleghi consiglieri, uffici, pubblico. Io innanzitutto volevo complimentarmi con il sindaco Manfredi, perché stamattina in questo consesso civico privato ha distribuito le deroghe. Non era semplice, sindaco, per quello che abbiamo letto sui giornali, che accade al Comune di Napoli, le tante difficoltà che lei ha sui ruoli delle municipalità. Io, stamattina noi avevamo qualche dubbio, invece registro con favore la sua capacità in quanto un intervento decisionale, e lei diretta dover prendere decisioni, ecco, risultati si ottengono. Pure perché lei ha scelto, al di là della suddivisione, 17 re, 17 consiglieri, per me sembra più chiacchiere, ci ha scelto comunque ruoli importanti, da ovvio sia il primo ovviamente, c'è il dubbio nella sua scelta e gli ha assegnato trasporti e strade, la realtà della trasporta è una scelta eccezionale, quello che più difficilmente riesce ad arrivare con tanto sacrificio al Consiglio metropolitano, per cui ha fatto benissimo, tra l'altro anche dire la legge quando è il momento, a meno che non deve passare per il corso buono, è cambiato l'ultima volta nella conferenza di Capigruppo. Certo, dicevo, ruoli interessanti, vice sindaco civile, chi poteva farlo? Ammetto io, ovviamente, che però chi poteva farlo se non Peppe, che ha comunque 5 anni di esperienza, ha vissuto in questi banchi il ruolo di maggioranza, poi in quello di opposizione nel periodo finale, conoscitore della struttura, credo sia un buon accordo per noi, per Forza Italia. Io non utilizzerò, caro sindaco, mai il termine di minoranza, almeno se ci riesco a capire, perché i soldi, l'ho detto l'altra volta, ripeto, è una decisione che ha preso lei, che avete preso voi, noi siamo pronti a collaborare, ci siamo già svestiti dal ruolo di sindaci, di consiglieri di Napoli, per essere consiglieri metropolitani a tutti gli effetti. Abbiamo fatto, per esempio, nella prima decisione utile, quella che serviva nei capigruppi, lei si ricorderà, ci ha detto, mi raccomando, nominate i capigruppi, non so se gli altri l'hanno fatto, ma noi l'abbiamo fatto subitissimo dopo la sua raccomandazione, per cui faremo consiglieri di città metropolitana a tutti gli effetti, pensando ai 3 milioni di abitanti, soprattutto quelli dei comuni magari più trascurati, più piccolini, meno impatto, diciamo, perlomeno economico. Lo faremo veramente col cuore, con sacrifici e con abnegazione.
teniamo alla provincia di Napoli, vogliamo che l'idea di Napoli e della provincia sia tutt'altro che quella che in questi anni siamo stati abituati purtroppo e troppe volte a leggere dai giornali o sentire dai politici e fare i politici, i politicanti, che vogliono, no? Noi ci teniamo tantissimo a sottolineare che il consigliere città metropolitana è un consigliere che pensa alla necessità dei cittadini e anche all'altro. Niente campanilismo, pure perché ha detto che il consigliere non è comunque secondo me, però volevo sottolineare anche che il ruolo di Forza Italia sarà tra le immagini, ma secondo me ci sarà un ruolo collaborativo in tutte le cose, senza guardare nessun tipo di interesse se non in quello generale, per cui ecco, ci mette nelle condizioni, come più volte le abbiamo chiesto e come crediamo tutta la maggioranza, tutti voi, non devo utilizzare nemmeno il termine di maggioranza, questo pensa pure. Ci mette nelle condizioni ecco, di esaltare anche il nostro ruolo, no? Di farci conoscere, di dare la possibilità di mettere in campo le nostre idee. Sentivo un collega parlare delle problematiche delle partecipate, no? Noi c'è ancora una questione in mano su Città del Fare, lei magari non è ancora a contezza, c'è un contenzioso esorbitante su questa partecipata dove la provincia ne fa parte, c'è ancora tanto da fare sul bene confiscato, dicevo che lei delle mie problematiche, anzi delle mie problematiche dalla 34esima, dove giustamente lei sottolinea che i grandi città metropolitane 351 milioni di euro attraverso gli anni urbani integrati saranno distribuiti nelle senza progetti, dove anche Pomigliano di Casaluomo ha fatto la sua parte. Però dicevo, lei sui beni confiscati ha sottolineato un rilancio, il riutilizzo, ovviamente immaginare che Casaluomo c'è la prima casa di rifugio per donne vittime di violenza in un bene confiscato alla Camurra, per cui figurarsi se noi di Forza Italia non farà arrivare il suo contributo, però ovviamente nei termini c'era il Consorzio Sole, io facevo il presidente del Consorzio Sole a Città Metropolitana, a un certo punto il Consiglio del Tempo decise di sopprimere, non so per quali motivazioni, in ogni caso c'è ancora in campo un altro contenzioso, stiamo parlando di un contenzioso di quel caso, voglio dire, sono stati portati in tribunale, c'è quasi un milione e mezzo di euro da recuperare, e se vogliamo rientrare negli aggiornamenti di tante cose che bisogna recuperare dal passato. Io per esempio mi ricordo, sono fatto sul piano strategico come Fontana, consigliere Carazzo, lì per esempio i comuni hanno funzionato, no? Hanno funzionato perché sono stati capaci di mettere in campo una serie di progettualità e lei sa benissimo quanto è difficile. Però ho chiesto più volte agli evangelistis, possiamo non succede niente, giusto? Ho chiesto più volte al sindaco della comunità precedente di utilizzare le economie, di utilizzare i passi, cambiare un comune destinatario, per esempio 5 milioni di euro, io ho in campo tutte le progettualità, ho appaltato tutte le opere, credo l'ho anche inaugurate, di cui una c'era anche così. Credo in Ambrosio, secondo me c'era anche il consigliere Ambrosio, però chiaramente nelle economie dei passi potremmo riutilizzare almeno un milione e mezzo di euro. Questi soldi credo che le comunità che hanno una lavoro a coperto, le comunità che devono avere delle premialità, perché anche quelli della classe, voglio dire, devo aspettare, non c'è proprio così a tutti gli altri, no, beh, un po' di amicizia. Parlo insieme, visto, però immaginerete quanto è importante per il mio comune, ma per il comune di Vito, per la Procura, per tutti quanti, intervenire e diciamo, recuperare questi fondi per i nostri progetti. Tornando alla pagina 34esima, quella dei Piano Urbano Integrato, io ho partecipato alla riunione dove alla fine si è stabilito un po' il criterio per l'assegnazione di questi fondi. Chiaramente la zona UGEL di cui faccio parte è stata destinata di 57 milioni di euro, quindi una cifra importante, però c'era un pacchetto di progetti che arrivavano anche a 150 e 200 milioni.
Per cui ecco, su questo io poi voglio sottolineare quel suo passaggio molto diciamo molto forte, in cui lei dice che dobbiamo avere una visione della città metropolitana. Caro sindaco, noi dobbiamo avere questa visione della città metropolitana, di spessore del battaglio nazionale, non siamo secondi a nessuno, non siamo secondi a nessuno, ma dobbiamo avere una usata delle nostre energie, le nostre forze, le nostre economie, dobbiamo scendere in campo veramente, dicevo una persona, mi sembra che il 20 e il 21 maggio torna a Napoli alla nostra Corte Mare, per cui ecco, dobbiamo veramente metterci tutte le nostre forze, le nostre energie per fare in modo che la provincia di Napoli sia un ponte della Rocchia, tante iniziative possono essere messe in campo, tante non è ancora qua fatto, qualcosa di soldi ci sono, cioè perché senza l'analisi perché è francese questo, cioè non è, ci sono anche i soldi per cui mettiamo così in campo. Voglio chiudere su un passaggio che pure era interessante, anche su del, chiaramente dell'attività ambientale, come non possiamo tutti quanti lavorare in questo mercato del recupero, del contrasto ai rubi, del rilancio della polizia provinciale, no? Che deve avere un ruolo importante nella nostra comunità. Spesso io lo faccio sempre, lo dicevo in un'intervista alcuni giorni fa, io vorrei inizialmente scrivo a tutti i comuni di confine per fare il raccordo con loro, polizia, per quelle formose rifiuti che si lasciano con le collezioni che sono la miccia dei tanti luoghi tossici che accadono nei nostri territori. Quindi, con la polizia metropolitana è il momento ecco, di rilanciare, di dare più ruoli importanti, fatti tecniche veramente sul territorio, sulla transizione digitale che era che è l'obiettivo che ci dobbiamo dare sicuramente tutti quanti noi, però volevo chiudere l'intervento su sulla stazione porta dell'alta velocità. Lei ha sottolineato l'importanza di creare una mobilità di ferro nei comuni a nord di Napoli. Lei ha sottolineato l'importanza di questi progetti fondamentali che sono in campo soprattutto per creare una nuova metropolitana che ci porti da quelle parti, il nostro per esempio, il nostro intervento che è quello dell'alta capacità, la Napoli Cancello Bari ci collega alla stazione Porta della Velocità e il mio comune verrà praticamente verrà creata una nuova stazione che poi è una stazione che si chiama Tramonto, ma che purtroppo, ripeto, purtroppo è in territorio napolese, anche se ha due passi, però voglio dire, questa è un'altra storia che sono andato a raccontare anche a Roma un po' di tempo fa, l'ho chiamato uno scippo perché si parlava un po', diciamo, anche in francese a tema che non ci allunghiamo. Beh, la stazione Porta, anche lei ha una missione, ed è una missione che solo città metropolitana può veramente darti. La stazione Porta può essere veramente il massimo del raggiungimento degli obiettivi di mobilità, anche mobilità con la ferro ovviamente, ma noi ce la troviamo dove intorno non c'è niente, dove per andare una cosa. Abbiamo fatto tante manifestazioni, abbiamo messo tante iniziative in campo con il comune di Gardino, ho salutato per il nostro vice sindaco, complimenti Peppe, voglio dire tra partito in quella zona là bisogna veramente creare tutte le strutture e valorizzare quella struttura già oggi senza aver niente intorno, senza aver avuto quello sviluppo di cui è necessario, ci sono già 1 milione di utenti all'anno, voglio dire qualcosa di eccezionale. Tenete conto che bisogna investire in quel territorio e sono città metropolitane, poi insieme ai comuni d'accordo, ai comuni possono veramente fare il massimo possibile per realizzare, ecco, per farla integrare con tutta Napoli. Diciamo la visione del sindaco precedente, secondo me era una visione, una visione napolicentrica, per cui nella paura della competizione, cosa che non ci deve assolutamente rendere
cercava di riservare la stazione centrale senza Carvalho e di, cercava di non valorizzare quella della stazione Porta dell'Alta Velocità, lo faceva per mero campanilismo che secondo me funziona poco. Se ragioniamo di 3 milioni, ora ce ne hanno di 900 mila abitanti, ora ce ne hanno di 3 milioni di abitanti. Io, ma penso anche lei, tutti presenti, ragionano per 3 milioni di abitanti. Per cui la competizione, lasciamo il piano di troppo. Facciamo in modo che tutto quello che possiamo mettere in campo affinché funzioni la provincia di Napoli, funzioni la città di Roma, funzioni nel nostro territorio, dobbiamo farlo. Senza distinzioni, senza campanilismi, senza quei due termini protetti che non usano mai. E soprattutto facendo, per questo annunciamo il nostro voto di astensione rispetto a queste linee programmatiche, perché riteniamo che siamo nella strada giusta. Grazie. Sindaco, posso riprendere la parola se non mi dispiace? Sì, è per me un'eccezione. Siccome Tito che mi avevo presentato, deve Tito che però così deve soffrire che lei lui è abituato a cadere, che è più bello di me, ovviamente, però chiaramente ecco l'affetto che anche voi immagino ancora me come cade, per cui che io sia la possibilità di dire al di là di tutto. Ritengo che anche la terra alle coste a Tito sia una scelta azzeccata, veramente di cuore. Grazie. Grazie. Sì, io voglio solo fare un piccolo commento all'intervento del signor Bellicio. Cioè, io condivido molto quest'idea che noi dobbiamo avere una visione integrale dello sviluppo dell'area metropolitana, soprattutto dell'area che gravita poi anche sulla città. Tanto che diciamo due atti che io ho fatto da sindaco metropolitano, questo abbiamo fatto insieme, l'aspetto dei piani integrati urbani che altre città metropolitane d'Italia hanno concentrato solamente in alcuni interventi, come è stato che era fortemente cambiato dal governo. No? Io mi sono fortemente opposto a questa cosa facendo un confronto anche aspro col governo, solo perché è chiaro che una logica di semplificazione di spesa è molto più comodo gestire 4-5 grandi interventi che gestire diciamo, insomma, decine di interventi, però io non l'ho voluto fare perché proprio perché ritengo che era molto importante che si partiva da una progettualità dal basso e tu dicevi che è molto importante. E sul tema della mobilità, visto che credo che uno dei temi fondamentali è rafforzare la mobilità dell'interconnessione con la città, cui oltre che la mobilità della città, la linea 10 che abbiamo avuto finanziare, queste risorse che andavano alla città di Napoli, perché noi abbiamo indirizzato su una scelta diciamo, metropolitana proprio per connettere con la stazione di Afragola, che è una stazione strategica, perché con l'apertura della Napoli Bari, chiaro, la stazione di Afragola diventa uno dei nodi di scambio più importanti di sull'Italia, e quindi riconnettere quei territori, con qualche loro possa di fare un grande sviluppo di quell'area, riconnettere quei territori con la città di Napoli e con significa intervenire su un bacino di quasi 1,5 milioni di abitanti, oltre al fatto che poi ci sono più già 1 milione di utenti che nei prossimi anni diventerà diversi milioni di utenti, quindi la città di Napoli di attività, sviluppo di accesso, che più di una volta per il treno alla Fragola, conosco benissimo la situazione, cioè, insomma, quindi questo però rappresenta anche una grande opportunità, quindi immaginare proprio questa cosa strategica, questo riguarda chi lavorerà sul piano strategico, che allega ai trasporti, perché poi c'è un tema del nuovo bus che insomma, deve guardare queste interconnessioni che sono fondamentali, chi va a chi allega sulle attività produttive, là c'era un progetto iniziale che vedeva un distretto di attività produttive intorno alla stazione dell'alta velocità, che una grande opportunità, sappiamo 1 milione di persone, 1 milione di persone possono consumare, possono lavorare, possono, e cioè, quindi una opportunità veramente grande, cioè,
Posso sindaco? Prego. Io da unico eletto della Lega, partito nazionale, dico che la città metropolitana deve essere frutto di una visione di mera spartizione, non di piccoli partiti o di piccoli poteri, di interesse positivo. Oggi per iniziare la nostra attività politica, qua in città metropolitana stiamo trovando molte difficoltà, perché a prescindere dal ruolo che uno occupa, noi siamo consiglieri metropolitani, quindi ce lo sappiamo, svestire dagli altri consiglieri comunali, che bisogna avere una visione molto non propria. Però a 2 mesi dalle elezioni da consigliere metropolitano trovo abbastanza ridicolo che noi ancora non abbiamo le stanze e le posto, perché io che vengo dalla provincia e trovo difficoltà anche a parcheggiare la macchina, voglio parlare in questi termini un po' più banali, perché nessuno ha ancora toccato questo punto, lo voglio toccare io. Allora, sono venuto 5 volte, ancora non ho un ufficio o una stanza dove collocare, non so dove andare. Quindi a 2 mesi dalle elezioni non so come spiegare il mio ruolo da consigliere metropolitano. E ogni volta sistematicamente che vengo qua non ho un posto per la macchina. Quindi secondo me per iniziare il nostro compito di consiglieri metropolitani bisogna iniziare dal basso, non dall'alto. Poi dopo parleremo di progetti, perché come inizio, questo inizio a me non piace per essere sindaco, e le spiego anche il perché. Perché se noi Partito Nazionale ci interfacciamo anche con il governo centrale, noi dobbiamo sapere tutto, e oggi a 2 mesi dalla vostra elezione ci sono cose che ancora noi consiglieri metropolitani non sappiamo. Capisco bene le difficoltà che lei ha trovato nell'individuare le terre della ripartizione delle terre, e faccio gli auguri al vice sindaco e a tutti i consiglieri, visto che lei non ha escluso nessuno dalle regole. Poi io parto da un presupposto molto diciamo di basso rilievo. Chi è bravo, chi ha voglia di lavorare anche all'opposizione o alla minoranza, come dice lei, se lo trova lo spazio. E io parto da questo presupposto, no, a prescindere dall'opposizione e dalla minoranza, perché oggi noi abbiamo un compito molto molto oneroso, perché questi 5 anni saranno 5 anni fondamentali per la città metropolitana, cosa che non è mai successo. Purtroppo la pandemia ha distrutto parecchi morti, quindi i fondi del PNR che arriveranno, e arriveranno in quantità enorme, grazie e soprattutto anche al governo centrale, dove noi governiamo e ci interfacciamo con il governo centrale, io mi auguro che lei si interfaccia soprattutto con noi della minoranza, perché noi faremo la parte delle UE, non della minoranza, perché io amo i miei territori, tengo ai miei territori, perché ho fatto sempre il consigliere comunale in un certo modo, anche e soprattutto all'opposizione, facendo delle proposte. E come lo faccio nel mio territorio, così lo farò anche nella città metropolitana, perché noi nella Lega presenteremo dei progetti, delle proposte, e non, ovviamente se ci saranno cose che non andranno, noi le diremo e le diremo anche pubblicamente, però iniziamoci a organizzare per poter espletare la nostra elezione da consiglieri. Partiamo dal basso, iniziamoci a dare uffici, a staffisti, perché a quanto pare a noi non toccano staffisti, perché la vostra mia maggioranza ha preso quasi tutto. Stringa un po' i denti, stringa un po' le sue, il suo staff, e dateci anche qualcosa a voi, perché penso che ci spetterà qualcosina, non credo le briciole, perché così non iniziamo male, carissimo sito. Io la saluto e iniziamo così come lo portare, perché adesso abbiamo fatto un po' le linee programmatiche. Faccio un augurio soprattutto a lei, sindaco, che ha un compito di gestire questo consiglio metropolitano, perché
oggi è molto molto oneroso il suo compito. Io la ringrazio, sindaco, e ci vediamo presto. Mi raccomando una cosa, mantenga le promesse che ha fatto nella riunione del gruppo, perché le commissioni devono funzionare e devono funzionare giornalmente, perché noi dobbiamo essere messi al corrente tutti i giorni di quello che succede, soprattutto anche con i dirigenti, con tutto il gruppo dirigenziale della città di Sorrento, e spero che nessun dirigente fa orecchio da mercante quando ha qualcuno della minoranza. Va bene, grazie. Bene, grazie. Diciamo, il mio auspicio è che le commissioni lavorano, non le commissioni sono delle commissioni dell'assemblea consiliare, perché è molto importante che l'assemblea si organizzi e gli attivi, quindi io non mi posso attivare io, questo è un compito dell'assemblea, cioè, di organizzare e fare così. Bene, comunque ringrazio tutti, io penso che abbiamo concluso questa fase delle linee programmatiche, che siamo stati al completamento. Noi abbiamo il punto 2, linee guida per l'elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Questi sono gli indirizzi dell'organizzazione e funzionamento, questo è un atto obbligatorio. Triennale, però non ci facciamo, se non ci sono qualche osservazione, ci vediamo che siamo approvati. Poi, se lo mettiamo i voti, quindi contrari, astenuti, favorevoli, pronto a mezzo. Poi abbiamo l'articolo 20, la revisione periodica della partecipazione della città. Prego. Sindaco, proporrei al Consiglio, se le ritiene, in versione del punto 5 del trattato per prima del punto 3, punto e successiva, perché parliamo prima di piano di realizzazione del 2015, risultati conseguiti, e poi successivamente parliamo della programmazione del 2021. Mi sembra una cosa corretta. Io sono d'accordo. Noi proponiamo i voti contrari, astenuti, favorevoli, all'unanimità si inverte. Poi il punto 5 che è c'è la presentazione di un emendamento tecnico. Allora, il testo della proposta di deliberazione in oggetto è stata formalizzata in data precedente alla dichiarazione del fallimento della società controllata CTP, pervenuta con sentenza del Tribunale 13 aprile 2025, e si l'emendamento di sostituire il punto 2 del deliberato, per quanto di seguito riportato, dalle atto che con riferimento alla società controllata CTP non è possibile accertare l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa di funzionamento, tenuto conto che la stessa città stata ogni attività è stata dichiarata fallita dal Tribunale. Sostituire il punto 4, dare atto infine che la quota del demandante City 16 Napoli non è stata allineata dal CTP, tenuto conto della dichiarazione di fallimento, la suddetta quota sarà oggetto del programma di liquidazione che verrà predisposta dal curatore fallimentare nominato dal Tribunale. C'è il parere della regolarità tecnica e favorevole, e quindi anche sia da parte del dirigente sul monte che del dirigente di campo. Questo è un emendamento che deve essere integrato nel punto 5. Poi, per quanto riguarda il punto 5, non so se possiamo relazionare sul punto 5. Sì. Prego. Buonasera a tutti, salve. Sì, prego. In effetti, come ben sapete, il sindaco metropolitano già a dicembre aveva approvato sia la relazione sui risultati conseguiti per l'anno del piano di razionalizzazione 2020 e sia il piano della razionalizzazione 2021, quindi
contenente gli indirizzi per l'esercizio di una società partecipata. Il sindaco ha portato a dicembre e diciamo, sono stati naturalmente svolti tutti gli adempimenti connessi e conseguenti nella via di comunicazione alla Corte dei Conti, al MEF, di questi piani. Nel frattempo, però, come a voi tutti noto, la situazione della massa controllata CTP ha subito un'evoluzione, una grande accelerazione a partire dalla dicembre 2021 fino all'esito finale che si è avuto il 13 aprile con la dichiarazione di fallimento mediante sentenza del Tribunale di Napoli. A dicembre la situazione di CTP era quella di un'attesa essere ammessa a un contratto preventivo, poi questione insomma che è caduta perché è stato dichiarato non più procedibile, l'iter del concordato preventivo è stato dichiarato non procedibile, così come anche il tentativo di ipotesi di ammissione all'amministrazione straordinaria dei pagamenti non è stato giudicato percorribile da parte dei commissari del commissario giudiziale. E pertanto soltanto il 13 aprile si è pervenuti all'esito del fallimento. Quindi lo scenario per quanto riguarda il CTP è cambiato rapidamente nel giro di 3 mesi e nell'intervallo temporale che è intercorso dalla preparazione da parte del sindaco e quella che oggi la preparazione che ha del Consiglio di oggi. Ecco perché si sono resi necessari appunto questi emendamenti. Prego. Scusa, allora, innanzitutto arrivare a nulla dal Consiglio metropolitano con un emendamento è veramente, non proprio l'auspicio per i prossimi Consigli metropolitani, perché credo che questo... Scusami, questo è un emendamento tecnico. Non credo che sia un emendamento tecnico, perché l'articolo 20 del comma 4, di cui praticamente stiamo approvando, è una relazione sui risultati conseguiti. Credo che quella è già stata approvata. Sì, è stata approvata a dicembre. Appunto. Allora, stiamo praticamente parlando del punto 5, dico bene? Revisione periodica delle partecipazioni cittadine del piano di rappresentazione in relazione sui risultati conseguiti. Questo è il punto dell'ordine del giorno su cui ci dobbiamo iscrivere. Allora, innanzitutto credo che si può lavorare un mese prima, 2 mesi prima, perché se noi leggiamo la relazione, nella relazione sta scritto contenimento dei costi. Non sta scritto che, così come si sapeva già nel mese di gennaio, nel mese di febbraio, nel mese di marzo, che c'era un concordato. Quindi stavamo aspettando che il tribunale praticamente dicesse se c'era la possibilità di prendere dal punto di vista finanziario, dal punto di vista debitorio, il contenimento dei costi così come è stata la relazione. Credo che invece questa relazione sui risultati così mi fa anche dubitare sulle altre relazioni, se mi consente. Perché se noi siamo arrivati all'emendamento solo perché la CTP è fallita, io chiedo e faccio riflettere anche i colleghi presenti in aula, se non ci fosse stato il decreto del tribunale del fallimento, se questo decreto del fallimento fosse arrivato il 30 di maggio, noi stasera non facevamo nulla, andava bene la relazione sui risultati conseguiti. Credo che invece questo punto ci dia una sicuramente però arrivare a un emendamento così molto velocemente, io credo che questo consigliere comincia a rispettare le regole del regolamento, perché io volevo essere a conoscenza di questa, ero già a conoscenza perché le carte praticamente e le notifiche e gli argomenti sono arrivati così come esce il regolamento, le ho studiate e praticamente già quindi io in aula oggi ha praticamente ancora un problema di rinvio. Credo che una relazione fatta il 1/12, fatta 4 mesi fa, solo
dice il decreto del tribunale, noi andiamo a modificare e le altre relazioni sono sempre però fotografate al 2012. Non credo che ci sia stata una revisione della relazione anche su altre società, quindi probabilmente io credo che la relazione, secondo me, non è credibile, a meno dal mio punto di vista della posizione, non è credibile, per cui praticamente credo che di poter annunciare il voto contrario a tale punto, se dovesse essere messo a voto. Tito. Cari consiglieri, noi abbiamo due momenti, la relazione dei risultati conseguiti sulla revisione però del programma 2020, che è un atto avuto, un risultato conseguito, e poi abbiamo, nello stesso anno, abbiamo approvato al punto 5, che abbiamo fatto in versione, il piano di realizzazione del 2020. Oggi portiamo un consiglio che non dobbiamo fare confusione, da una parte i risultati conseguiti, dall'altra parte il piano di realizzazione. C'è una relazione, io ritengo che sia corretto l'emendamento tecnico, perché il sindaco nei tempi ha approvato il RIM. È successo un fatto nuovo ed è giusto e corretto che il legislatore porti a conoscenza, diciamo, dei consiglieri metropolitani un fatto nuovo, la questione della CINI. Naturalmente il sindaco nella programmazione del 2022 terrà conto di questa determinata situazione, anche perché sappiamo tutti che in base alla legge, e lo facciamo anche con i comuni, no? Con i sindaci, sappiamo che dobbiamo garantire la razionalizzazione delle società, delle partecipate. È stato fatto con attenzione, è l'impegno che noi dobbiamo fare e abbiamo il dovere di farlo, anche perché se non lo facciamo, cioè, andiamo incontro a una brutta parte del MEF e quindi siamo passivi, diciamo, in un verbale per non aver fatto questa attività. Quindi io ritengo di condividere, e mi auspico i consiglieri tutti di condividere, perché è un mero emendamento tecnico che consente a noi consiglieri di votare in base a un fatto unico che è successo all'indomani del 13 aprile del fallimento della CTP. Naturalmente all'epoca di fatti il sindaco, visto che c'era, si aspettava la questione del conto, il giudice doveva decidere. Sindaco, lei fa tante cose bene, ma penso che lei non avrebbe avuto la palla di cristallo di sapere che cosa succedeva il 13 aprile del 2022, perché se ha questa capacità noi ci dobbiamo preoccupare, perché lei non è un sindaco ma un santo. Grazie. Allora mettiamo i voti, il punto 5. Prima dell'emendamento. Ci sono anche le regole che è possibile. Ma a prescindere dall'integrazione che tra poco andiamo a votare, è vero che il 30 dicembre è stata approvata dal sindaco con delibera di giunta la proposta della regola, ma io ho deciso di ritardo di ben 4 mesi dell'approvazione dell'atto del Consiglio, che l'articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016 prevede l'approvazione da parte del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Quindi il 2020 deve essere approvato dal Consiglio, quindi dal precedente Consiglio doveva essere approvato. Questa è l'idea che noi oggi, con ben 4 mesi di ritardo, stiamo approvando. Di conseguenza, è ovvio che trascorrendo
oltre 5 mesi dalla relazione fatta dalla direzione partecipazione e controllo analogo, è ovvio che possono cambiare tante cose, tra cui quello purtroppo del fallimento di 13 aprile del 2022. Quindi nel momento in cui non avessimo, così come si è sempre fatto, approvare il dirigente del plan successivo, oggi non sarei parlando di questo. Quindi il tardo c'è, seppur come poc'anzi correttamente la dirigente ci ha detto che sono stati inviati tutti gli organi di controllo, restano inviati a numero aggiunto, non la delibera del Consiglio di Comunità. Quindi si recepisce questa tardività notevole, quindi di portare a conoscenza dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio metropolitano della previsione teorica della società. Stop.
appunto la cessione della ruta di 7,5% della gestione. Se non ha, credo che, siccome io faccio parte del Consiglio Comunale, del Consiglio Comunale, c'è cioè anche del DUP, del Consiglio Comunale, addirittura la lesione anche del Comune di Sondo Visionale, questa agenzia, che tra l'altro è anche centrale di competenza, credo che bisogna, il sindaco, non lo so, adesso approviamo questo piano, ma credo che nell'ambito diciamo, delle interlocuzioni che noi avremo, se si può riconsiderare addirittura di utilizzarla, perché tra l'altro una delle motivazioni è mantenere una partecipata, quella che può praticamente assolutamente essere congrua rispetto alle funzioni fondamentali dell'interesse generale. E credo che gli interessi generali sono cambiati tra l'altro negli ultimi anni, credo che si possa praticamente verificare la possibilità di progettazione e utilizzare appunto questo organismo, perché è un organismo che mette insieme 18 comuni in questo quadriennio con Città Metropolitana che partecipa, credo che sia una riflessione almeno bisogna dire. Per quanto riguarda la questione dell'agenzia dell'area romana, di momento l'agenzia è stata dichiarata dalla precedente amministrazione come un oggetto, diciamo, come una struttura non strategica. Essendo stata dichiarata non strategica, c'è l'obbligo della dismissione. Quindi noi adesso io propongo di approvare il piano così come c'è. Mi impegno e poi lo riportiamo in discussione, dopo la discussione anche politica che va fatta, perché per poter non dismettere la quota dobbiamo prima dichiarare che l'agenzia si sta leggendo, quindi questo richiede un po' una riflessione, quindi lo propongo di approvare in questa maniera, visto che non è stata dismessa nel 2011, ma è stata dismessa nel 2022, avremo il tempo per questa discussione, per valutare sempre se questa idea che era stata messa in campo è ancora valida. Soggetti che non sia così. Mi intuisco che non sia così.
Caro Sindaco, sento che pronunciate il voto favorevole rispetto a di questo punto, faccio mia mie anche le riflessioni fatte da Massimo Pellice cioè quando città del fare era presentata anche la politica di perché comprendere adesso una missione che la provincia Lezza, la provincia spesso da tutto ma non sai effettivamente la costata. Il consigliere Cioffi se qui spegne un attimo che la distanza. Ma a prescindere come dell'agenzia romana che la precedente amministrazione abbia pensato che non fosse più strategico e quindi sono tantissimo, penso che è un approfondimento che lei ha detto, partendo anche dalla missione dell'agenzia romana, ma anche per tutti gli altri, penso che questo sarà oggetto da parte sua, da parte di tutti i consigli di metropolitano, di affrontare anche questa collaborazione con le commissioni, con questi altri strumenti, con prezzi di aiuto, pensi questo è un tema che abbiamo conosciuto adesso. Lo vogliamo e sicuramente sarà oggetto di un impegno da parte del dibattito a discutere tra l'altro in modo da questa apertura e questo è il grande conto che non posso avere in questo consiglio di proprietà quali sono dei temi che possono contare su tutti quindi c'è un po' di sensibilità e assolutamente grazie Tito solo una considerazione perché è doveroso in quello che andiamo a votare, quando si parla ci viene comunicato che purtroppo io la chiamo la compagnetta di CTP è fallita, però far passare un ragionamento così in breve tempo potrebbe dare delle o a fare riguardo a qualcuno di fondazione sbagliata, anche perché è vero c'è istanza di pavimento, fatiche dei crediti, poi dobbiamo vedere da farsi una cosa, però ricordiamoci che in questo periodo di tempo Regione Lombardia, città metropolitana, e che è giusto ricordarlo chi si ascolta, hanno avuto un'interlocuzione affinché la salvaguardia dei dipendenti che è un patrimonio importante, qualsiasi azienda che ha un patrimonio quanto troppo importante che sono i dipendenti e sono stati salvaguardati. Apprendiamo con grande piacere che da ieri sono iniziate le corse, si è rimesse in moto grazie a un lavoro tra città metropolitana e regione, non ci dimentichiamo che abbiamo fatto una delibera, abbiamo approvato per dare velocità e esecuzione alla cosa, questo è un dato che bisogna portare all'attenzione di tutti, non dobbiamo dimenticarci, anche perché su scelte dolorose l'azione che noi abbiamo messo in campo, chi di dovere, ha dato garanzia e futuro a tutte quelle persone che lavorano all'interno della città. Grazie. Io ringrazio il consigliere Tito perché visto che insomma, si è aperto con questa questione della CTP io voglio fare anche una considerazione, nel senso che poi questo tema della CTP ha una sua delicatezza che non è piccola, è una cosa che io con questo consiglio è evitato da un problema che mi viene più di 10 anni. Cioè, io quando mi sono insediato come sindaco di Propolitano, ho già seguito la cosa un po' prima, perché era un problema molto grande. Situazione di un'azienda che aveva 500 dipendenti, garantito un servizio in una zona dove non ci sono altri servizi pubblici, ma non lo garantivo perché non era in grado di far uscire gli autobus, e aveva accumulato un debito di quasi 100 milioni, perché questo non era. Esattamente. E che praticamente è che ha il. Che aveva presentato un piano di diciamo, un concordato che prevedeva un impegno da parte della regione, della provincia, quindi da parte di questo consiglio di oltre 50 milioni tra ricapitalizzazione e aggiornamento.
con diciamo, profili di responsabilità contabile normale, cioè, quindi di fronte a questo problema, che è un problema non risolubile, perché chiaramente il governo ha perso 27 milioni, l'anno successivo ne vuole perdere 15, ma non, la differenza non sarebbe stata grave. Davanti a un problema occupazionale, mancanza di pagamento degli stipendi e mancanza di erogazione del servizio, perché i cittadini Cuma non li vedevano, perché non uscivano dalla, stato un lavoro molto lungo, insomma, da parte mia, insieme ovviamente alla regione, che insieme al consigliere Pascone, con cui abbiamo lavorato con grande sintonia, anche con grande impegno, per dire anche le forze sindacali, ci sono state vicine, anche gli uffici della città metropolitana hanno dato il loro contributo e alla fine io penso che abbiamo fatto chiarezza su un equivoco che costava 15-20 milioni di euro alla città metropolitana all'anno senza garantire nessun servizio ai cittadini, senza neanche quale si venda. Quindi io penso che diciamo, questa operazione adesso è emessa per rappresentare un passo di chiarezza, ma anche per garantire un equilibrio del bilancio della città metropolitana, che poi questi soldi vengono sottratti ovviamente alla qualora si potevano anche dare, cosa su cui tutti i nostri consiglieri giudici avevano grandi perplessità, rappresentava ovviamente un esborso finanziario. E quindi su questo devo dire che abbiamo lavorato insomma, con il commissario nominato dal tribunale, poi c'è stata un'interruzione con il tribunale, una cosa che hanno seguito il gabinetto, ha seguito con grande attenzione, non è stata una cosa semplice, però abbiamo chiarito una situazione che si trascinava da 10 anni, non è già intervenuta la città metropolitana con varie privatizzazioni. Circa 50 milioni, 60 milioni senza riuscire a ottenere il risultato. Quindi quando si parla di nazionalizzazione delle partecipate, di riduzione delle perdite, questo è un caso, perché almeno abbiamo evitato che ci fossero altre perdite. Chiaro che poi anche insomma, in sede di bilancio avremo ovviamente un accantonamento con gli eventuali oneri legati al fallimento, ma sicuramente questa operazione ci ha aiutato a evitare che si creasse una voragine ancora più grande rispetto a quella che già c'è. Questo perché anche me la aspetto, è opportuno. Grazie al consigliere di tutto quello che avevo richiamato, perché mi sembrava troppo opportuno. Non so se ci sono altri interventi. Sindaco, grazie. Sì, chiaro che in merito al discorso della nazionalizzazione delle partecipate, siamo di fronte a un altro consiglio. È chiaro che lo stesso comma 7 dell'articolo 20 dice come sanzioni se ci sono in merito al fatto se non approviamo questo quest'altro. Però io accolgo specificamente da parte dei colleghi il discorso di fare un ragionamento più ampio sulle partecipate, anche perché quando parliamo di nazionalizzazione delle partecipate dovremmo andare in termini etici, cercare di smettere solo le piccole partecipazioni che ci stanno, se eventualmente, purtroppo casi come questo, che sottolineavo di chiusura di un'azienda che portava sì delle perdite d'anni e quindi eventualmente bisogna partecipare, ma non ci dimentichiamo che nel piano di nazionalizzazione e anche il rilancio ci può essere un'ideazione per cambiare altre società. Però noi questo siamo chiamati a fare come politica in termini programmati, cercare di razionalizzare tenendo presente le cose, comunque dietro queste storie di soggetti che ci sono anni sul territorio, c'è comunque una storia, ci sono delle famiglie, ma allo stesso tempo ci sono dei servizi che vengono dalle città. Quindi in primo luogo la vicinanza alle famiglie che hanno il problema oggi di collocazione, ma in questa direzione ci sono gli interventi che si stanno facendo, credo che in questa direzione si debba andare, ma allo stesso tempo anche i mancati servizi che la cittadinanza metropolitana praticamente ha. Oggi sentiamo che in questa direzione anche poi il consigliere delegato, il
della mobilità, cioè abbiamo un problema di mobilità, eccoci, su qui era un discorso, ma si innesse un problema un po' più ampio che quello appunto della mobilità. Quindi sindaco, è chiaro che come altro dovuto il nostro gruppo consigliare metterà positivamente a questa relazione, però invito poi successivamente al nuovo profilo con l'aiuto anche dei dirigenti, ma anche con l'aiuto della Commissione e tutti i gruppi consigliari, affinché nel prossimo documento che andremo a programmare nel 2022 questa razionalizzazione su quelle tre direttrici abbia da un lato un'impronta umana dettata dal fatto che c'è un'esigenza economica di servizio per il territorio. Grazie. Grazie. Grazie Andreozzo. Thank you.
prima di astenere e non è riuscito mai ad astenersi. A me facciamo l'astenere, non è che fa astenere, non è considerato, mi fa piacere la sua astenza. No, no, perché prima è stato così veloce. Grazie.
sì, poi abbiamo l'assicurazione con il pagamento dei costi in termini di spese legali, interessi relativi, quando in alcuni casi ci sono le valutazioni che significa economia, compressione di spesa e efficienza. Solo una breve verifica, quindi praticamente mi sta dicendo che Città Moderna si sta organizzando per il broker e per l'assicurazione rispetto a questa banca. Già in atto questa, cioè questa attività, se è un prossimo futuro, dico bene, cioè ho capito bene, o c'è già l'assicurazione, già avete scelto il... L'assicurazione non c'è, esiste, l'affidamento alla procedura ovviamente dell'evidenza pubblica per la scelta del broker. Stiamo lavorando per approfondire e ottenere quei dati che sono utili per abbassare il livello del rapporto. E quindi la negoziazione assistita è un atto propedeutico? È già in corso, la negoziazione assistita è già in corso. Ad oggi, se c'è un dato, ad oggi quante negoziazioni assistite sono state fatte? E possiamo fornire una documentazione? No, sarebbe utile per fornire una documentazione ufficiale. Il punto all'ordine del giorno e fare una rivisitazione generale, magari in una riunione dei capigruppo, per discutere un attimo di questa cosa, visto che a me neanche convince l'operato. Perché comunque stiamo parlando di una cosa molto importante, poi non vorrei che magari fra 6-7 mesi rivisitiamo questa cosa e poi dice, beh, magari forse avevamo ragione. Non abbiamo a fare altre cose, non è alcuna avventura che si può avvicinare.
10 quando andranno al prossimo consiglio per poter. Questo lo facciamo, mi assumo la responsabilità di questa scelta, condividerò la posizione del vice sindaco perché era più insomma, saggio, perché questo è un atto visto, questo regolamento è stato per tutti, in tutti i comuni e tutti ce l'hanno, tutte dalle quali tutti, però solamente insomma, come atto di disponibilità in questo caso, però diciamo su questo, poi, però dalla prossima volta io così, visto che questo è il primo consiglio che noi abbiamo fatto, cioè è stata una conferenza di capigruppo dove presieduto io, la prossima sarà presieduta dalla vice sindaco, facciamo con certi anticipi, scriviamo tutte le pratiche, quando arriviamo qua dobbiamo avere delle condizioni, se ci sono delle osservazioni che abbiamo fatto prima, noi possiamo rinviare. Se siamo stati fermi questi 4 mesi perché avevamo un consiglio in scadenza e un po' le elezioni non lo conosco, adesso noi possiamo più aspettare, ogni tanto ci sono delle cose che non provare, quindi queste allora mettiamo in volo, allora metti faccio mettere voti per un rinvio per approfondimenti per la prossima sessione. Sì, la ringrazio per aver magari io lo interpreto come funzionamento appunto delle commissioni essendo regolamento, ma nel mio intervento io non ho parlato di bontà del regolamento, ho detto questo regolamento deve avere degli strumenti per farlo funzionare, ma non ho espresso l'indicazione a spostare. Allora, il regolamento noi ci dobbiamo mettere d'accordo su quello che vogliamo fare. Allora, nel senso che noi stiamo agendo su una cosa fondamentale, perché poi dopo lo vediamo dopo che ce ne sono 50 debiti, 100 debiti fuori bilancio di 300 euro, che sono tutte cose che io firmo, che poi la proviamo, perché chiaramente noi non possiamo veramente non dire un'assicurazione, cioè quindi, insomma, quindi il tema dell'assicurazione è fondamentale, soprattutto con la franchigia che sia compatibile con quello che è veramente come il nostro. Non gestibile con perdita di tempo che facciamo. Quindi che questa azione si sta facendo è un dato di fatto, perché l'amministrazione sta lavorando e noi stiamo spingendo in questa direzione. Adesso questo è un regolamento, il regolamento di negoziazione assistita che è uguale, c'è tutti quanti qua. E se io metto i voti, tenete che deve essere spostato per approfondimento la prossima volta o no? Cioè quindi perché noi sono non capito alla fine che ci sono state due considerazioni diverse. Io non vorrei che una questione assolutamente formale venga interpretata come una mancanza di dialogo con all'interno del Consiglio, perché il primo Consiglio che facciamo, però noi dobbiamo andare nel merito delle questioni, se ne viene fatta strada. Sì, sindaco, guardi, senza nessun tipo, noi eravamo disponibili a votare, ma se la volontà del sindaco, quindi rispetto alla nessun tipo di repulsione a noi di discutere di questo punto, da noi l'abbiamo studiato, l'abbiamo visto che non andava bene, la minoranza ci vogliamo chiamare perché i gruppi politici della Lega ha chiesto questo intervento, quindi io lei ho comunicato da questo luogo da poi davanti al nostro c'è nessun problema, quindi il prossimo comitato si preoccupa, sapendo anche che di cui diceva il Consiglio di Cino è anche una questione anche di formalizzare come per la prossima discussione deve essere poi votato il Consiglio Concentrato, se non è questo ragionamento, quindi non avremo la possibilità di costruire quelle linee che se volete, se non sarà votata la conferenza di capo in modo tale che sarà anche dentro una domanda di discussione delle more affinché possiamo anche le commissioni e parleremo anche di questo punto, anche per dare un libro. Per dare un libro che dobbiamo arrivare con gli altri studi, però, ok, da dare che chi ha qualcosa giustamente contrario deve dire prima. Però l'altro è il regolamento del forum dei giovani della città metropolitana, che sta in attesa da 2 anni, lo approverete, perché è una cosa che insomma che no? Perché vogliamo rinvio di questo, allora contrari, astenuti, favorevoli, allora rinviamo. Volevo ringraziare il settore vice sindaco, grazie per aver accolto la nostra istanza. Poi ne riparleremo nella riunione del gruppo. La ringrazio. Sì, è una mia.
poi invece il punto 7, che è il regolamento del forum dei giovani della città metropolitana, che io sono propongo l'approvazione, mi so che ci sta il sindaco Peluccio. Sarò brevissimo, solo per raccontare un po' la storia di questo regolamento. Tutto nasce nel 2019, tutta questa attività è stata seguita da Cadeo, la consigliera metropolitana che appunto ci ha lavorato tantissimo, che ci teneva tantissimo, che ancora stamattina mi chiamava e mi sollecitava per fare in modo che oggi venga approvato questo punto dell'ordine del giorno. Volevo fare un ringraziamento a lei. È vero che poi nel iter del regolamento è arrivato ad oggi, è vero pure la pandemia e quant'altro, ma è vero perché se non ci fosse stata Cadeola che aveva detto ai giovani, oggi probabilmente questa storia del forum non sarebbe stata. Siamo invece, stiamo approvando un regolamento che ci darà il là definitivo per mettere in campo gli organi, i membri, le elezioni, tutto quello che c'è da fare, per cui inviterei a non c'è voto favorevole di Forza e inviterei ovviamente tutti i colleghi a votare favorevole a questo punto di ragione, ci vediamo tantissimo. Grazie ancora. Dobbiamo dare a tutti i comuni la possibilità di avere questo fondo di giuria.
quindi la mia è più che altro una raccomandazione rispetto al punto chiaramente positivo, però nell'esecutività del regolamento dare a tutti i comuni la possibilità poi di essere scritti nel suo auto provinciale. Collega. Prima cosa ringrazio aver regalato il sindaco, sicuramente porterò avanti il discorso e mi associo a cosa dire dal consigliere Nocini. Sicuramente poi con gli uffici, con tutto andremo avanti per portare poi in maniera concreta una cosa molto importante per i giovani della nostra provincia. Grazie. Allora, grazie, allora siamo i voti, contrari, astenuti, favorevoli e approvato all'unanimità. Ringraziamo ovviamente la consigliera uscente, insomma, che richiede al massimo per l'istituto, ringraziamento da parte mia e anche insomma, di tutto il consesso e del lavoro che è stato fatto, che è stato molto importante. Spero di riconoscere questa consigliera che è venuta. Adesso passiamo a una lunga serie di debiti fuori bilancio che sono tutti. Prego. Chiedo subito, sindaco, sono un po' chiacchierato, però cerchiamo di semplificare, perché io ho un consiglio che dal punto 9 al punto all'ultimo punto fino al 70esimo che vengono dati a lei, che si può dare il punto 9 lo votiamo, il punto 10 lo votiamo, sì, sono sì. L'ultimo per semplificare. Sì, sì. Tutti i debiti fuori bilancio sono tutti i sentenzi del CERA, quindi è un altro che ha fatto però tanti a noi. Allora ci sta Felice. Volevo solo ringraziare la metà che avete scritto e organizzato per essere sindaco, per essere tutti quanti voi. Siamo contenti, un ottimo risultato. Saremo usciti sicuramente, annuncio comunque che forse in questo momento lascerà l'aula per gli impegni sopraggiunti chiaramente. Grazie. Idem, 52 idem, 53 idem, 54 idem, 55 idem.
69